Signor Savio, io vivo a Fondobosso e non ne possiamo più del fatto che il parcheggio dove fermiamo le macchine non venga pulito da anni. È diventato un cesso. Per piacere, fate qualcosa. Ditelo in televisione che non ne possiamo più. Con queste parole, un cittadino ischitano ci ha chiesto la cortesia di recarci nell'ampia area di sosta antistante lo stadio Enzo Mazzilla, dove, così come possiamo vedere nelle immagini che scorrono in sovraimpressione, versa in un pietoso stato di abbandono. Oltre alle erbacce che invadono le aiuole, che al contrario dovrebbero ospitare piante e fiori, quello che impressiona è la quantità di sporcizie e di rifiuti presenti in ogni dove. Grossi cumuli di aghi di pino, fogliame, buste di spazzatura, bottiglie di vetro spaccate, cartoni, cartacce, lattine di plastica e di alluminio, assieme a profilattici usati e sparsi un po' ovunque, rendono questo parcheggio una delle zone più degradate del comune di Ischia a causa dell'insensibilità politica dell'amministrazione comunale, guidata dal duo Ferrandino, Giosia ed Enzo, che in 10 anni, a netto dei proclami elettorali, ha letteralmente ignorato la cura del territorio e del verde pubblico, persino nel centro storico. Assurdo. E siamo proprio nel parcheggio di Fondobosso, antistante lo stadio Enzo Mazzella, come potete vedere alle mie spalle, in una delle zone dove sono presenti erbacce e rifiuti di ogni genere. Una vergogna, un'indecenza per un paese che si definisce civile. La cosa che rattrista di più è che il parcheggio di Fondobosso non si trova in una zona periferica e sperduta del comune di Ischia, ma rappresenta un cuore pulsante della nostra comunità. Infatti viene quotidianamente frequentato da centinaia e centinaia di adulti, giovani e bambini, per la presenza dello stadio Enzo Mazzella, del palazzetto dello sport, di una scuola elementare, di un asilo e di un istituto scolastico superiore, oltre che per la presenza di bar e attività commerciali. E lo stato di abbandono sociale a cui l'amministrazione Ferrandino ha da sempre relegato quest'area rappresenta un'offesa soprattutto per i nostri figli che quotidianamente vi ci si recano e a cui la pubblica amministrazione dà il pessimo esempio che quasi sia normale convivere tra sporcizie e rifiuti. L'augurio naturalmente è che ora l'amministrazione comunale, guidata da Giosi Ferrandino, che da 10 anni a questa parte tiene in un vergognoso stato di abbandono questo parcheggio, avverta il dovere morale, ancor prima che politico e amministrativo, di farlo ripulire immediatamente.